le stesse fermate che faceva la metro. Fino a qua, però poi salta San Giorgio, quella come si chiama quell'altra? Piazza Sarzano. Sarzano. Non ce la fa andare lì. Va bene. Come primo giorno come vi siete trovati? Sono stati tutti seduti e siamo arrivati, diciamo, facendo quelle 4-5 fermate. Sì, è meglio perché non si fermano, non si ferma sulle fermate come tutti gli auto. Ecco questa. Eccolo qua. È veloce. 5 minuti fa, passata. E anche. La foto io, vai. Sono trovata benissimo perché sono partita, saranno 20 minuti fa da Certosa e sono già qua. Quindi direi che è stata un'esperienza piacevole. Speriamo che sia così anche al ritorno. Era informata della chiusura? Assolutamente sì, perché si fu su tutti i giornali, su tutte, in internet, è scritto da tutte le parti. Primo giorno di chiusura della metro, quindi ci sono i bus sostitutivi, eravate informati di questa chiusura? Sì, eravamo informati, infatti ci siamo organizzati, siamo un po' spiazzati per quanto riguarda le fermate, infatti abbiamo chiesto al dipendente MT che educatamente ci ha detto che l'unica fermata non possibile è quella di Sarzano, per ovvi motivi. Siamo arrivati adesso, la frequenza ha dei ritardi perché siamo in superficie e rispetto al sotterraneo che è molto più veloce e molto più comodo. Cosa vi aspettate dalla riapertura invece della metropolitana? I tempi che siano rispettati, quindi la segretaria del Movimento Repubblicano Europeo invita la giunta e chi per essi di lavorare nei tempi prestabiliti.